Buona giornata, siamo qui a Palermo, davanti al Teatro Politeama. A pochi passi da qui c'è Via Principe Belmonte, che qui a Palermo è conosciuto anche come il salotto della città. Proprio a pochi passi, da più di 30 anni, Via Principe Belmonte è stata chiusa al traffico, è stata la prima isola pedonale. E fino a qua non c'è nulla di particolare, ma la storia, come è nata quest'isola pedonale, è diciamo non proprio normale, perché è nata non per iniziativa del comune, che l'ha subita, ma dei commercianti, che con un atto di forza e commettendo non so se del reato, hanno chiuso loro la strada. E questa, la storia di quest'isola pedonale, ve la faccio raccontare da uno dei commercianti che allora fu tra i promotori di questa piccola rivolta, Gigi Mangia. Ecco, questa è la via Principe Belmonte, che dalla via Ruggero VII scende fino ad arrivare davanti al porto di Palermo. Aiuole centrali, baretti, tavolini, niente auto, anche se ogni tanto il furbetto che si infila c'è sempre. E questo di qui è l'ingresso del ristorante di Gigi, che è un piccolo gioiello di questa città. Questo è il locale di Gigi, che si chiama Gigi Mangia, che non è uno pseudonimo, è proprio il cognome suo. Gigi Mangia è lui, è quest'uomo che sta mangiando dei taralli salati con le mandorle. Allora Gigi, tu sei figlio d'arte, nel senso che tuo padre, che aveva un negozio di alimentari, quando è Principe Belmonte, da quando? Il 23 dicembre del 43 si inaugurò la salumeria Mangia. Doveva essere quello che oggi si chiama un temporary store, perché i Mangia sono qui a Palermo per caso, venivano da Tripoli, speravano di tornare a Tripoli, magari passando per Napoli, ma che era la loro terra di origine, ma non ci riuscirono. E un temporary store durò fino al 21 giugno del 2016, quindi diciamo una bella data, diciamo una bella vita per la salumeria. Dopodiché poi, dopo tu hai rilevato l'attività, hai chiuso il negozio di alimentari e hai aperto un ristorantino che oramai è un punto di riferimento a Palermo. Allora, a me spiace dire questa cosa, io non ho rilevato alcuna attività, purtroppo diciamo, ho ereditato un'attività, però mi piace raccontare come nacque la presenza dei Mangia a Palermo, della salumeria Mangia a Palermo, e poi come si è evoluta in questo ristorante. Tu conosci l'oriente dal momento della nascita. Allora, perché sempre c'è stato un connubio straordinario tra gli uomini che raccontavano la vita e noi Mangia. Ora, c'era un giornalista abbastanza famoso, Giovannino Russo, napoletano, che per motivi contingenti, appunto c'era la guerra in corso, lavorava al Giornale di Sicilia. Amico di mio nonno, anche lui napoletano, vedevano di poter immaginare come dare la notizia che nasceva a Palermo la salumeria Mangia, che nasceva con tre forme di parmigiano, in quel tempo era impossibile da reperire a Palermo, con tre casse di liquori americani che erano stati mandati a mio nonno dal suo compare Danello, che era Luigi Alberti Strega, premio Strega, diciamo, tanto per dirci come siamo qui.
mentre stava allestendo questa vetrina mio papà e mio nonno e Giovannino Russo passeggiavano, passò un signore in carrozza, era Raimondo Lanza di Trappia, che comprò tutto, per cui la salumeria fu svaligiata lo stesso giorno. Avete capito, insomma, Gigi Mangia è di casa qua in Via Principe di Belmonte da insomma, gli anni 40 ora, insomma, fatevi un po' il conto voi. E Gigi fu uno dei protagonisti di quella rivolta di cui vi parlavo prima, questa sorta di ribellione, che di fatto hanno imposto al comune la creazione di quest'isola pedonale. E già, ora questa ve la faccio raccontare direttamente da voi. Innanzitutto io sono vecchio, non quanto Giovanni Chiappisi, scusate, ma siamo lì. E quindi negli anni 40 non c'eravamo né io né lui, c'erano i nostri papà. Io invece subentro alla gestione della salumeria nel 1976. Quindi mi trovo nel 1984 pienamente operativo e soprattutto circondato come tutti dalla mia stessa monnezza, perché questo è il motivo che fa chiudere Via Principe. Noi eravamo commercianti, eravamo rimasti massacrati e assediati da immondizia, da cartoni e da macchine. Non c'era più possibilità neanche nei marciapiedi per il famoso passio del palermitano o del viaggiatore che albergava negli hotel di gran lusso, come per esempio il Grand Hotel delle Palme che era qua dietro, oppure dell'Hotel Mediterraneo che era a due passi a Via Cerro dove c'era la sede della RAI. Per cui a quel punto lì eravamo esasperati, era la fine di novembre e come dei carbonari ci riunimmo nel negozio di un antiquario che era un gran gentiluomo, uomo di grandissima cultura, Piero Caldarera. E praticamente in questa riunione, che fu una riunione anche abbastanza diciamo animata, chiamiamola animata, venne fuori l'idea di chiudere noi, nostra sponte, la strada e farne diventare un'isola pedonale. Quella notte cosa successe? Allora, quella sera cosa successe? Successe un fatto straordinario. Innanzitutto ci furono delle posizioni, devo dirti, quasi esacerbate. Chi oggi gestisce di fatto il suo pubblico di Principe Belmonte era fermamente contrario alla chiusura della strada, perché diceva che il suo panificio non avrebbe fatto più nulla. Il signor Spinnato oggi dovrebbe ringraziare 30.000 volte, che ne so, quella nostra scelta. Ma la cosa diciamo importante fu che si trovò un accordo da parte della grande maggioranza, e della grande maggioranza parliamo perché Via Principe Belmonte, che oggi è una strada, diciamo quasi un villaggio gastronomico, era una strada dove c'erano veramente delle elite del commercio perché, e dell'artigianato, perché c'erano una coppia di tessutai che tessevano a mano all'angolo con la via Wagner, nell'angolo opposto a quello che era l'angolo occupato alla banca, che ancora oggi è occupato alla banca, che ha cambiato insegne ma sempre in banca è. C'era per esempio il barone Pucci che aveva un piccolo negozio dove commerciava di libri antichi, c'era Totò Castagna che aveva e la corniceria e la galleria d'arte, c'erano i Pucci che ci sono ancora oggi con il loro negozio di tappeti e cineserie. C'erano dall'altra parte Piero Caldarera, antiquario, c'era Ferrera che vendeva i mobili, ma c'erano per esempio due straordinari che mi piace ricordare. Uno era Piero Salardino, un coiffeur pour dame che era talmente famoso in Italia
che la signora Milva, anche prima dei Sanremo, veniva qui a farsi il colore dei capelli. Il colore dei capelli di Milva, di Maria Ilva Biolcati, lo faceva Piero Salardino a Palermo. Ora purtroppo c'è un posto dove si gioca a biliardino. L'altro era un parrucchiere per uomo, un barbiere che erano Baldi e Scarpello, che praticamente avevano la migliore clientela di Palermo e soprattutto avevano bellissimi cavallucci per i bambini. Ma che cosa successe in realtà quella sera? Quella sera successe che tutti quanti, tra pellicciai, salumieri, ristoratori non c'erano, ma insomma bar, per esempio c'erano anche i bar, tutti quanti fummo d'accordo su questa idea di chiudere la strada e trovammo una sponda di due grandi imprenditori, devo dire illuminatissimi. Uno, Giancarlo Migliore, appunto, era titolare di un'azienda di illuminazioni, di illuminotecnica, e l'altro, il Conte Tasca, che praticamente si offrì di portare, di donarci le piante con gli agrumi al frutto. Ma un'altra figura fu fondamentale per lo sviluppo di questa strada, fu quella di Riccardo Agnello. L'architetto Agnello innanzitutto portò delle sue panchine che aveva nel suo negozio, l'albero del cotone davanti al suo negozio, le portò qui e le piazzò sulla strada, di modo che non potessero passare le macchine. E questa fu proprio un'operazione che dirompé. Quando ci si trovò con i fari a luce gialla montati sui palazzi, e quando ci si trovò la stessa giornata con i vasi delle piante che impedivano la circolazione e le panchine che assolutamente impedivano la circolazione e anche il parcheggio, ecco che a quel punto lì l'amministrazione dovette prendere atto di quello che era successo. Una strada si era ribellata e si era detta: noi vogliamo una vita diversa. Questa esigenza fu subito, devo dire, recepita e dal sindaco Orlando e dall'assessore Arista, dall'assessore La Loggia e dall'assessore Bella, Benito. Questo poker di fuori classe, arrivato a un certo punto, riuscì a trascinare 80 consiglieri comunali, ma soprattutto riuscì a galvanizzare i vigili urbani. Bella fu strepitoso in questo. E Arista, che era assessore al traffico, sconvolse in un certo senso tutto quello che c'era sulla viabilità e fece fare un piano che prevedesse la chiusura di via Principe Belmonte. Enrico La Loggia, allora assessore alle attività produttive, diede facilitò moltissimo tutto quello che si stava facendo da parte dei commercianti, e il sindaco impresse una velocità che tutto divenisse subito e presto ben fatto, per cui nel giro di neanche una settimana qui successe il miracolo, e il miracolo venne, come tutti i miracoli di Natale, con le cornamuse. C'era a Palermo una rappresentanza di scozzesi che erano tutti con le cornamuse, con tutte belle cose, e che sarebbero stati ospiti di un festival qua vicino, insomma. Passando da via Principe Belmonte e trovando tutta questa gente, passando da via Rosetti e vedendo via Principe Belmonte con tutti questi fiori, con tutti questi alberi, si vollero fermare. E proprio davanti all'ingresso di quello che è oggi il ristorante Gigi Mangia, si arrivò. Di quello che oggi il ristorante Gigi Mangia, improvvisarono una danza delle spade che non finì mai.
duro. Questa rivolta dei commercianti che hanno imposto all'amministrazione comunale la creazione di quest'isola pedonale che regge ancora oggi dall'84 ad oggi. Però erano un gruppo di persone che badavano più agli interessi della collettività di Via Principe Belmonte piuttosto che propri. Oggi non so proprio se questa operazione potrebbe ripetersi.